Qualche dato tecnico: 5 litri, motore V10 longitudinale, la Gallardo base, si fa per dire, pesa 100 kg di più di questa, questa ne pesa 1330 e ha un motore che eroga la bellezza di 530 cavalli. Un rapporto peso-potenza com'è? Giudichiamolo con il test drive che farò oggi a bordo della Lamborghini super leggera, ragazzi. Guardate che roba! Questo video è dedicato ai teslari, che dicono che le Tesla vanno più forte. Forse sì, ma sapete cosa manca alle Tesla? Personalità. Buona visione. Mai ci fu un nome più azzeccato, super leggera, non è di certo casuale, essendo la diminuzione di peso una delle caratteristiche principali che ha questa macchina. Infatti la sua massa totale scende a 1330 kg a secco, ovvero 100 kg in meno rispetto alla Gallardo di serie. A tale riguardo ha contribuito in misura importante l'utilizzo di componenti in fibra di carbonio, settore in cui Lamborghini mantiene una posizione di leadership da molto tempo. La meccanica è rimasta la stessa della sorella meno esclusiva, anche se il 10 cilindri a V di 90 gradi da 5 litri eroga 530 cavalli a 8000 giri, il che vuol dire, signori, che urla, ma urla! 10 cavalli in più rispetto alla versione normale, vi posso assicurare che è davvero uno spasso guidarla. Esteticamente possiamo ammirare questi cerchi multirazza Scopius da 19 pollici molto belli e un vistoso alettone posteriore che ne migliora il carico aerodinamico. Per quanto riguarda gli interni c'è il carbonio ovunque, sedili, plancia e tunnel, addirittura la leva del freno a mano. E poi diamo un'occhiata alle finiture degli interni, questa pelle scamosciata o alcantara, che sinceramente non so quale sia la differenza, però Dio mio quanto è bella, con queste cuciture arancioni, la scritta super leggera lungo i sedili. Essere seduti all'interno di questa macchina è davvero un'emozione. Peccato che questa particolare vettura non abbia il cambio manuale. A disposizione abbiamo un e-gear semi-automatico che si comporta un po' come il manuale, però manca il pedale della frizione e la leva del cambio. Ma di questo ne parleremo tra pochissimo nel test drive. Per gli ammortizzatori abbiamo a disposizione il pacchetto Sport, che prevede uno schema sospensivo a doppio braccio oscillante sia all'anteriore che al posteriore. Per i freni abbiamo un impianto frenante Brembo con dischi carbo ceramici da 365 mm all'anteriore e 335 mm al posteriore, mentre le pinze sono a 4 pistoncini. Di serie veniva equipaggiata con Pirelli P0 Corsa 295-30 al posteriore, 235-35 all'anteriore. Accelera da 0 a 100 in 3,8 secondi. E la trazione integrale, che con questa potenza in una strada del genere è di fondamentale importanza per non morire. E supera i 315 km di velocità massima. Per avere uno dei 350 esemplari di Lamborghini Gallardo super leggera erano necessari 190.000 euro al momento dell'uscita in produzione. Sentiamo come suona. Un prezzo superiore del 20% a quello della Gallardo normale. Nel marzo 2008 questa vettura uscì di produzione. Purtroppo vennero venduti solamente 172 esemplari invece che i 350 previsti.
come si guida questa macchina, signori. Bene, vi porto su strada con grande piacere. Sono onorato di poterla guidare. Vi consiglio di indossare le cuffie per questo test drive, come vi consiglio di iscrivervi al mio canale. Ci sono centinaia di video fantastici di supercar proprio qui. Attiva la campanella, mi raccomando, lasciami un like, commentami questo video, caro amico mio. Hai mai avuto l'opportunità di guidare una macchina del genere? Sarebbe stata meglio con cambio manuale, la trazione 70-30. È meglio di quella della Balboni, tutta al posteriore, ve la ricordate? Oppure ci sono altre Lamborghini? Insomma, parliamone insieme. Distruggetemi la colonnina dei commenti e buona visione. Mi dà la sensazione che è come se fosse un cambio manuale, perché c'è quel trasferimento di carico. Esattamente, senti proprio la botta al calcio sulla schiena. Spieghiamo che non è un cambio manuale, ma fondamentalmente è un cambio meccanico manuale attuato elettronicamente dalle palette. Non è una Balboni, che è la trazione posteriore, però la ripartizione è 70-30. 70 al posteriore, 30 all'anteriore, giunto viscoso centrale come le migliori trazioni integrali. Differenziale autobloccante posteriore. Mamma mia! Gabriele Cernicchi, proprietario della Superleggera, ingegnere industriale. Se lo sentite tecnico, ragazzi, è per quello. Laureato fresco fresco. Prima volta che l'ho guidata, provo il freno, tasto on off, cioè non c'è una via di mezzo, appena lo tocchi lei inchioda. Micidiale! E quando scali cosa fa? Quando scali esattamente la stessa cosa, quindi lo stacco della frizione e il cambio marcia sono totalmente gestiti elettronicamente, quindi c'è una singola frizione che attacca e stacca nel momento in cui tu premi la paletta. Ovviamente in scalata c'è anche il rev match, quindi la salita di giri. Sedili monoscocca, super super avvolgenti, che fanno questo scricchiolio qua dietro che mi fanno sentire molto pilota, eh. Salve. Ci hanno sentito arrivare praticamente da 89 km. Questo è un V10 longitudinale, posteriore centrale 5000, V di 90 gradi, che fa 8100 di regime massimo. Che cos'ha di particolare questa macchina rispetto alla Gallardo normale? Diciamo così, 100 kg di peso in meno. Quindi, perché è esclusiva questa? Perché il rapporto peso-potenza cambia. Considera che abbiamo 530 cavalli su 1330 kg. Esattamente. Sulla Gallardo siamo a 1430 per 510 cavalli circa. Quindi una ventina di cavalli in più e 100 kg in meno, che forse sono la cosa che più si fa sentire. Soprattutto in questi trasferimenti di carico, nella frenata, nell'accelerazione, ma anche destra-sinistra. Assolutamente. Con un assetto così rigido poi li senti tutti nella maniera giusta. Madonna, quando scali! Non è vero, non è vero! Hanno fatto il volante in Alcantara, perché così almeno tutto il sudore va a finire là sotto, si impregna proprio. Dio mio, è una cosa imbarazzante. È una macchina troppo veloce per queste strade, davvero troppo. Mi manca proprio quella gestualità del piede che vada a affondare la frizione, perché poi la risposta che ti dà la macchina è esattamente la stessa. Esattamente la stessa, ma non nel momento in cui lo dici tu. È vero. Non lo gestisci con il rilascio della frizione, ma lo gestisce lui da solo. Madonna, quando scali! Feroce, feroce. Molto bella il rilascio, gran freno motore. Molto pesante, sì. Molto molto forzato. Però a queste velocità è giusto. È giusto, sì. Senti, abbiamo anche delle modalità di sulle sospensioni che possono essere cambiate, giusto? Sì, c'è il tastino sport qui. No, non serve su questa strada, assolutamente. Diciamo che è un po' più da pista. È totalizzante, è totalizzante. Cioè, io considero, Gabriele, che avevo paura prima di venire a provare questa macchina, perché lo sapevo più o meno cosa mi aspettava. E sono due o tre notti che non ci dormo, perché
Da una parte voglio farla sentire quanto viaggia sul canale, dall'altra difficile esprimere il suo potenziale in una strada del genere. Va sfruttata in pista, signori. E la trazione integrale, senti come ci ha portato fuori da questo tornantino. È veramente un animale da pista. Un animale da pista. A proposito di animali. Buonasera. È molto nervosa. L'assetto e il telaio soprattutto. Che mi dici del telaio? Lo stesso della Gallardo liscia. Ha subito dei rinforzi, ma per il resto l'alleggerimento è stato molto sull'interno, con pannelli in carbonio ovunque, sulla plancia, sulla dashboard, sulle portiere, in parte anche all'esterno con il cofano motore, lo spoiler posteriore, lo splitter anteriore, le minigonne. Un lavoro infinito per togliere 100 kg. 1330 kg di massa a vuoto è impressionante, soprattutto pensando che c'hai un V10 qua dietro. Quanto pesa sto motore? È tutto in lega d'alluminio, basamento, blocco e testate, pistoni in titanio. Se ti avessero detto torniamo nel 2007 e progettiamo sta macchina, ti do l'incarico. Sogniamo un secondo. Madonna, me l'avresti fatta con questo cambio o saresti rimasto aggrappato al manuale? Io l'avrei fatta manuale, ma ti dirò di più, ce ne sono manuali, super leggere manuali, 10. No vabbè, tutto ragazzi, mi sono venuti i brividi. Di quelle 350 da produrre ne hanno fatte 176, se non erro. Di quelle 176, 10 sono manuali. Sono un chirurgo, ho un bisturi in mano. C'è una zona morta veramente ridottissima. Appena tocchi lo sterzo con mezzo grado, cambia traiettoria immediatamente. Direttissimo, precisissimo. È nervosa, rigida come una tavoletta, mentre la danno sui denti. Qua, tank, la senti. È incredibile, E comunque, nonostante gli 8000 giri, ci arriva in un attimo. La aspirato. Cosa impressionante è quella, aspiratissima. Non c'è traccia di sovralimentazione, che è quella cosa che ti porta su di giri in un attimo. Sembrano tantissimi 8000 giri, ma poi in realtà l'allungo è... non è così lungo. Ascoltiamola. Raggiungi delle velocità imbarazzanti in massa. Assetto tarato per la pista, dai, anche se ora è più morbido, ma mi rendo conto di quanto sia rigida sta macchina, mi rendo conto di quanto sia rigido il telaio. E sentitela in scalata qui. Senti la scalata qui. Dai, dai Gabriele, non è vero. Non è vero che tu c'hai sta macchina. Dimmi che non è vero. Non è vero. Oddio! No, non mi fare questo, non me lo fare. Oddio, che cosa non ringhia! Prende fiato. Madre santa, ragazzi, vi prego, no? Cioè, regalamela, me la regali, ti prego. Da sottolineare lo scarico originale. Basta, mi dire, non parlare mai più, vattene via dalla mia vita. Dio, che cos'è? Si stanno scaldando le gomme. E lei fa così. Dio mio, questo è un orgasmo, signori, un orgasmo! La gira è persa? Vaffanculo! Vaffanculo! Che cos'è? Che cos'è? Urla, ma bisogna dargli un soprannome, questa è un... è l'inferno. E lo sai che c'è? Che l'elettrico... che non suona, non coinvolgerà così, anche se vanno a 2000 all'ora, ma quel suono entra nel cervello. Io ci sono salito su una Tesla di un amico, performance, 500 e rotti cavalli,
ti arriva il cuore in gola. Sì, pure lo stomaco. Anche tutto, ti arriva tutto in gola, un'accelerazione assurda. Però è morta, è spenta. Ragazzi, tutte le belle giornate prima o poi volgono al termine, quindi io sto a posto per un paio di mesi. Iscrivetevi al suo canale, certo. Cercateci anche su Instagram. Ecco, cercate 98 Ottani su Instagram, ragazzi, non si sa mai che ve la fanno guidare pure a voi. E ci sono delle sorprese. Ciao Guadagnolo, ciao a tutti, ciao Patri.